grazie, benvenuta professoressa e grazie di aver accettato l'invito. Grazie, grazie Giampaolo davvero, perché effettivamente una delle cose più importanti della public history è questa commistione, questa collaborazione tra la storia contemporanea, la storia moderna, anche la storia medievale e anche la storia antica, perché effettivamente si articola su un lungo, lunghissimo periodo. Non ha senso parlare di public history solo nell'epoca contemporanea, ma piuttosto ha senso di parlarne fin a partire dalla storia antica. I lavori che i nostri studenti fanno nel laboratorio sono tutti lavori che proprio iniziano dall'epoca antica. Quindi una storia di lungo, lunghissimo periodo. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo laboratorio. Effettivamente la nostra collaborazione è una collaborazione abbastanza antica, nel senso che il nostro laboratorio è nella Facoltà di Scienze Politiche è iniziato, siamo alla quarta edizione. E fin dall'inizio abbiamo avuto la collaborazione del professor Salice. Allora, che cos'è la public history? Più che cos'è in Italia, io vorrei cominciare a parlarvi di che cos'è stata e dove è iniziata. È iniziata nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti d'America, intorno agli anni 70. Del Novecento, ed è effettivamente una nuova tendenza della storiografia a metà tra divulgazione e metodo e scienza, cioè in realtà il metodo scientifico di analisi storica è completamente mantenuto in piedi, però c'è poi una ricerca di divulgazione. Mi sentite tutti? Sì. Sì, mi sentite bene? Sì, bene. C'è una ricerca di divulgazione che è diventata essa stessa una scienza, perché naturalmente divulgare bene è difficile, è complicato, quindi non è elementare come sforzo. E com'è nata intorno agli anni 70 del Novecento? È nata come un movimento di protesta contro il monopolio dell'accademia nei confronti della storia e il controllo della cultura da un gruppo ristretto di professori. Voi sapete che per tantissimi anni la storia è stata in qualche modo la materia principe che consigliava i potenti, che ispirava i potenti, e proprio in questo senso un gruppo ristretto di professori accademici si è arrogato il diritto di avere questo ruolo, questo compito. Bene, contro questo gruppo ristretto che cercava di mantenere la storia all'interno della Torre d'Avorio, la Torre d'Avorio dell'Accademia, è nato il movimento. È chiaro che se io dico negli anni 70 del Novecento, voi immediatamente lo collegate anche ai grandi movimenti giovanili, al 68, a tutto un insieme di movimento di protesta nato in quel periodo e contro la cultura ufficiale. Bene, in questo senso è nata anche il movimento della public history. Quindi contro gli accademici che erano detentori delle chiavi per capire il passato, per capire il presente, per ispirare naturalmente con i loro consigli il futuro. Un'elite ristretta di accademici che
molto spesso scriveva in un modo molto oscuro. Avete presente quei libri di storia che sono fatti con una pagina nella quale metà della pagina è riempita di note, note complicatissime, difficilissime da leggere, e l'altra metà c'è un breve racconto di qualche evento. Quindi libri difficili da capire, libri per iniziati. Libri, la definizione ironica, cosa diceva? Diceva quegli studiosi capaci di attraversare l'oceano per correggere una virgola in e controllarla in un archivio. Quindi un insieme di accademici che vivevano solamente al loro interno e nel loro chiuso. Il primo corso di laurea in Public History fu aperto nel 1976 e più o meno nello stesso periodo è nato anche il National Council on Public History, che negli anni che è nata nel 78, quindi un paio d'anni dopo, e che è diventata la più importante associazione. Molto molto rapidamente questo movimento, perché appunto lo chiamiamo ancora movimento, si è allargato al Canada, all'Australia, alla Nuova Zelanda, quindi a tutto il mondo nuovo che aveva molto entusiasticamente accettato e condiviso questa nuova impostazione della storia. Proprio anche nel 1978 è nata una delle prime riviste, The Public Historian, dove nelle pagine di Robert Kelly viene data una delle prime definizioni di Public History, che sostanzialmente si individua come la storia praticata fuori dall'accademia, ma con gli stessi elementi, con la stessa capacità di incidenza, con lo stesso rispetto che si ha nei confronti della storia accademica. E quindi in qualche modo la definizione anche di public historian, che si avvicina al fatto che gli storici sono public historian ogni volta che le loro capacità professionali diventano parte integrante del processo pubblico. Quindi in qualche modo possono essere controllati, il loro lavoro può essere verificato, e non è più oggetto di un qualcosa di misterioso, di chiuso, di inconoscibile, ma sono oggetto di qualcosa che si può controllare e verificare. In questo senso, appunto, certamente fu molto importante uno dei primi articoli di Robert Kelly, Public History, Its Origins, Nature and Prospects, nella rivista Public Historian. Poi, se volete, vi posso mandare gli appunti dove tutti questi riferimenti sono indicati molto precisamente. Uno dei primi volumi, un volume collettaneo che raccoglie molte analisi in questo senso, è uscito nel 1986, quindi più o meno 8-9 anni dopo le prime esperienze, i primi corsi di laurea, Public History and Introduction, in cui emerge questa contrapposizione forte tra gli storici di professione, che vengono individuati come storici solamente all'interno dell'accademia, e i public historian che lavorano fuori dell'accademia. E la critica nei confronti degli storici accademici qual è? È sostanzialmente quella di essersi
essersi chiusi in loro stessi, studiare temi astrusi, difficilissimi, e scrivere in maniera astrusa è molto difficile, e quindi in qualche modo essere decisamente poco appetibili per il grande pubblico. Ma certamente la public history non è solamente questo, la public history, poi lo vedremo, è anche nuovi territori da studiare, nuovi argomenti, nuovi orizzonti che la storia può attraversare. Lo storico tradizionale, lo storico accademico, era in qualche modo legato alla tradizione di Tucidide e di Tacito, che vengono molto ricordati negli anni 60 dagli storici accademici, dagli storici di professione. Sono storici scientifici, sono i primi storici nell'antichità che fondano la metodologia della ricerca storica, e cioè una grande aderenza al documento, ma questo certamente rimane anche nella public history. Soprattutto l'interpretazione scrupolosa del passato, ma in cui a volte si perde il significato profondo di questo passato, c'è un'interpretazione quasi meccanica del passato. Quindi ecco, oggi nel mondo anglosassone, che è quello dove la public history ha avuto una maggiore diffusione, maggiore importanza, si contano all'incirca 300 corsi di laurea di public history. Ma veniamo dunque all'Italia. In Italia avevamo un'eredità molto molto impegnativa, molto pesante, l'eredità di Benedetto Croce. Benedetto Croce ha certamente avuto un ruolo fondamentale nella storia, nella storiografia italiana. E Benedetto Croce considerava il greco Tucidide e il romano Tacito esempi superiori di rigore, raccomandando tutti gli storici di tenersi molto lontani dai racconti piacevoli e favolosi. Ho citato tra virgolette una frase di Benedetto Croce: racconti piacevoli e favolosi. Perché? Qual era il pericolo per uno storico? Per uno storico il pericolo, grandissimo pericolo, era quello di diventare un facitore di storia che sono come i romanzi, o addirittura come romanzacci, anche qui tra virgolette, la citazione è di Croce. Chi sono i facitori di storie? Storie quindi inventate, secondo Benedetto Croce. Ma non è vero, certamente, il public historian non inventa storie, è tutt'altro, assolutamente. Forse se vogliamo la sfida è ancora più difficile, ancora più complicata, è quella di rendere piacevole, di rendere leggibile per tutti una storia difficile, quindi quella di soprattutto, certamente uno dei primi compiti del public history è quello di saper scrivere bene, di raccontare, di narrare senza appesantire il discorso con tantissime note, ma utilizzando assolutamente la citazione del documento, utilizzando, rimanendo fedele al documento, ma cercando di renderla in qualche modo leggibile, comprensibile a tutti. Quindi certamente, vi ripeto la citazione di Benedetto Croce, facitori, non bisogna essere facitori di storie che sono romanzi, anzi romanzacci. Quindi questa è la pesante, la difficile eredità che Benedetto Croce aveva lasciato.
eredità che si trova nel volume Teoria e Storia della Storiografia, quello edito da Adelphi, uno dei volumi fondamentali di Croce. Certamente l'anatema di Croce ha pesato per molto in Italia, contribuendo a dividere il campo tra storia e pseudostorie, cito ancora da Croce. Le pseudostorie, che è la definizione crociana, sono tutti quei racconti che non sono perfettamente aderenti al documento, ma non è neanche corretto dire questo, perché il public historian è perfettamente aderente al documento, semplicemente cerca di renderlo leggibile e intellegibile a tutti. Ancora, chi sono questi pseudostorici? Sono decisamente da evitare, e sono quegli pseudostorici, sempre secondo Croce, che si fanno trascinare, ancora cito tra virgolette, dagli amori e dalle lacrime. Quindi quelli che in qualche modo cercano di, che si fanno trascinare dal loro, dalle loro emozioni, ecco un'altra parola proibita per Croce, farsi trascinare dalle emozioni personali per interpretare la storia. Quindi questa era la pesantissima eredità esistente in Italia, che ha portato a un difficilissimo ingresso della public history. Perché? Perché la public history è stata interpretata fin da subito come un qualcosa di superficiale, come un qualcosa di accessorio, come un racconto, come un romanzo, come un romanzo secondo la stessa definizione crociana. E quindi in fondo, allora, fare lo storico pubblico, il public historian, significava uscire dal recinto dell'Accademia, accettare la sfida del mondo, rendere la storia comprensibile a tutti, narrando delle storie sempre con una grande aderenza ai documenti, ma con l'occhio al pubblico. Quindi è per lui che si scrive, è per lui che si cerca, che cerchiamo di farci capire. Quindi scrivere, raccontare per il pubblico qualcosa che fosse piacevole da leggere e gradevole per tutti. Questo è l'elemento forse fondamentale della public history. E non c'è solo questo, c'è anche l'interpretazione di qualcosa di diverso. Di che cosa di diverso? E soprattutto le storie con la S minuscola, le tante piccole storie che non rientrano nella grande storia con la S maiuscola, che secondo Croce è l'unica per la quale vale la pena di interpretare e di essere raccontata, ma le tante storie con la S minuscola delle famiglie, dei territori, del locale, della gastronomia, del gioco, di tutte le piccole storie con la S minuscola. E ancora contro il sottile pregiudizio, ancora estremamente forte in Italia, ancora vivissimo anche nella nostra società degli storici italiani, che è ancora preda di questo pregiudizio, che esista la storia accademica, che è una storia di serie A, mentre le altre storie gareggiano in serie B, una serie minore, una serie cadetta. E quindi una sorta di profonda e strisciante ostilità, ancora molto ben radicata in Italia, che porta a considerare i lavori di public history
non meritevoli di abilitazione nei concorsi. Questo è un problema estremamente concreto, estremamente, se vogliamo, terra terra, ma ancora i lavori, ad esempio, che non siano esplicitati nel tradizionale libro o nell'articolo, ma che siano realizzati con altre forme, forme digitali, video, oppure PowerPoint, oppure altre strumentazioni digitali che voi sicuramente conoscete molto meglio di me, perché io, meno male, sono un immigrato digitale, non vengono accettate nei concorsi per fatti per gli storici, perché non si riconosce nessun tipo di lavoro diverso da quello tradizionale che confluisce nel libro, fatto per di più da solo. Ecco, qui avete di fronte a voi una slide che vi mostra le principali differenze tra lo storico classico e lo storico public historian, e adesso le andremo a analizzare. E comunque, in realtà, le capacità, la metodologia, il lavoro del public historian, se vogliamo, è ancora più complicato, perché sicuramente si deve anch'esso fondare su una profondissima ricerca d'archivio, e quindi il public historian deve essere un bravo ricercatore d'archivio, ma anche un bravo narratore. Utilizzare le fonti primarie, ma non solo, anche le fonti secondarie, scritte, e tutte le altre fonti possibili e immaginabili che vi vengono in mente, dalle iscrizioni sulle case, ai video, alle fonti digitali, naturalmente, che ancora con grande difficoltà vengono accettate dallo storico classico, che si limita solo a considerare le fonti di archivio. Tutte queste cose le trovate poi, vi manderò questo appunto, in una lunga recensione che ho fatto su una rivista, la rivista Historia Magistra, la Public History, la storia oltre i confini ristretti dell'Accademia, firmato da me, un articolo uscito nel 2017. Perché uscito nel 2017? Perché tutto questo movimento, che nasce come un movimento anche in Italia, ma è molto molto recente, diciamo che nasce negli ultimi 5-6 anni, è confluito nel 2017, nel giugno 2017, nella nascita dell'Associazione Italiana della Public History, che si è affiliata all'International Federation for the Public History, che era nata già, esisteva già in America. E nel giugno 2017 questa associazione è nata, si è fondata, ha eletto per la prima volta il suo presidente, il suo comitato direttivo, e ha realizzato la prima conferenza nazionale a Ravenna, conferenza alla quale abbiamo partecipato tutti, ho partecipato io, ma anche il professor Giampaolo Salice, Roberto Iba e tutti gli altri. Abbiamo presentato, fra l'altro, un panel tutti insieme. Perché? Perché in qualche modo il mio laboratorio, che esisteva e che io avevo avviato nella facoltà di scienze politiche e sociali, era iniziato già nel novembre 2016 e aveva già tenuto appunto la sua prima edizione Public History Lab nel novembre 2016. Non so se vogliamo vedere, Giampaolo, gli indirizzi di queste associazioni che ho detto, cioè il sito dell'associazione Public History. Quindi prima l'International Federation for Public History ha un sito, e poi
il sito dell'associazione e poi il sito del nostro laboratorio, così tanto per far vedere. Ecco, questo è benissimo, questo è il sito della International Federation for Public History, a cui è affiliata anche l'associazione. Eccola qui, l'associazione, che ha tenuto già tre conferenze nazionali e purtroppo quest'anno non ha potuto tenere la sua quarta conferenza nazionale, abbiamo però fatto l'assemblea annuale in versione telematica, perché purtroppo a causa della pandemia il convegno e la conferenza che si sarebbe dovuta tenere a Venezia, anzi tra Venezia e Mestre, perché a Venezia perché è partita proprio a Venezia un insegnamento di Digital and Public History, e nel museo M9 di Mestre, che è uno forse il primo e unico museo digitale di storia in Italia. E purtroppo non si è tenuta. Ormai anche in Italia sono usciti alcuni libri, in particolare è uscito un volume, perché è nato anche un master, il Master in Public History, che ha una certa rilevanza presso l'Università di Modena e Reggio, Unimore, e i tre fondatori di questo master, Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo Bertucelli e Alfonso Botti, hanno curato un volume, Discussioni e Pratiche, Public History, Discussioni e Pratiche, edito da Mimesis, nel quale ci sono vari contributi e fra cui c'è anche un contributo mio sul lavoro specifico. Ora, ecco, vorrei farvi vedere il PowerPoint presentato da Bertella Farnetti nel nostro laboratorio. Ecco, se vogliamo vederlo dall'inizio, ci sono le slide. Questo qua, sì, Cagliari, questo, novembre 2016, ok, perfetto. Bene, questo è il PowerPoint del master, possiamo andare avanti, master, andiamo avanti. Ecco, elementi di public history, definizione, che cos'è, la sua storia, il campo d'azione, dove agisce, quali sono e qual è il campo d'azione e le pratiche della PH. Praticamente tutti i territori locali, è molto molto importante la public history come storia locale, storia del territorio. Le formazioni e le competenze dello storico, cosa deve sapere, i suoi nuovi spazi professionali. Ah, una cosa molto importante, perché abbiamo mantenuto, anch'io ho partecipato a questa discussione, perché abbiamo mantenuto la definizione public history e non siamo passati a storia pubblica? Per quale motivo? Allora, eccolo qui, perché mantenere l'espressione inglese? Perché storia pubblica era in Italia un po' troppo legato alla funzione di consigliere del principe, cioè all'uso pubblico politico, in buona sostanza, della storia. Quindi non dava invece quel più ampio significato che dà public history, che è un significato che va molto al di là della storia politica, ma anzi abbraccia moltissimi aspetti della storia e della storiografia. E adesso poi vi farò, nel farvi gli esempi, vi dirò in che modo si può appunto allargare questo tema. E, per questi motivi è stato mantenuto l'espressione inglese, public history.
perché era meno legato al concetto di storia politica, sempre per quell'influenza crociana che ha così pesantemente influenzato la storia politica, cioè la storia italiana, che alla fine è stata per moltissimi anni una storia esclusivamente politica. Possiamo andare avanti con le slide genericamente, questi sono i tre, è una disciplina fantasma. Queste slide sono del 2016, devo dire che negli ultimi 4 anni è stato fatto un grandissimo lavoro, ormai non è più una disciplina fantasma, esistono vari corsi, esistono vari insegnamenti, esiste un master, quindi diciamo che non è più una, è cominciata come una disciplina fantasma 5-6 anni fa, adesso lo è molto di meno. E fra l'altro sta per uscire anche un altro libro, un altro volume, sempre edito dalla Mimesis, curato da Paolo Bertella Farnetti e da me, che in qualche modo vuole andare ancora avanti. Il titolo del volume è La storia liberata, quindi la storia, il senso è proprio quello di essere, di voler diventare una storia liberata da che cosa? Dalla politica, dal fortissimo condizionamento della politica. Una storia che abbraccia tantissimi altri aspetti. Penso che questa prima parte, non so, ci sono delle domande su questa prima parte teorica, perché poi io passerei alla esposizione dei due progetti che sto seguendo ora. E quindi non sì, so io andrei avanti, magari le lasciamo alla fine. Benissimo, detto. Allora andiamo avanti con i lavori che io sto svolgendo adesso, i lavori di Public History. Allora, io sto seguendo due progetti abbastanza grossi, importanti, li seguo da anni. Uno è specificamente sulla Sardegna e uno è sull'Italia. Allora, posso cominciare con quello sull'Italia e mi occupo degli imprenditori. Imprenditori, certo in questo momento gli imprenditori, no questo è Orgosolo, i murales, gli imprenditori è quello, c'è scritto Ravenna, è quello di Ravenna. Ravenna 2017 è il primo, ecco, perfetto. Quindi, mi dispiace se è in inglese, ma lì l'avevamo presentato all'International Federation for Public History, quindi era in inglese. Cominciamo con, dunque, la mia tesi, la mia teoria è che si può costruire una storia d'Italia attraverso la ricostruzione della nostra grandissima ricchezza imprenditoriale. Costruire una specie di mappatura del territorio a partire dalle imprese. Voi sapete meglio di me che l'Italia è un paese povero di risorse, non ci sono risorse minerarie, non ci sono ricchezze del sottosuolo, ma la unica quasi ed esclusiva ricchezza italiana è quella del tutto immateriale della creatività imprenditoriale e la capacità di creare un tessuto di soprattutto medie e piccole imprese o addirittura, come io ho cercato di ricostruire, di distretti produttivi, quindi neanche di una singola impresa, ma di distretti industriali e attraverso di questi, ecco no, passiamo alla seconda, dove eravamo prima, alla seconda slide, creare una capacità di
fare impresa in un territorio che accomuna tutto un gruppo di piccole, piccolissime imprese, addirittura di singoli produttori. Anche in questo caso lo studio dell'archeologia industriale nato in Inghilterra, mondo anglosassone, e ha cominciato con lo studio di alcuni monumenti industriali, che esempi di monumenti industriali, per esempio un ponte medievale che ha costituito un esempio e lo studio di come era stato costruito. Possiamo andare ancora avanti e andare a un'altra slide successiva. Ecco, allora, in Italia esiste una rete di industrie che hanno più di 1000 anni ed è il gruppo più numeroso al mondo di queste industrie. E quali sono queste? Quindi, a partire dalla mappatura di queste industrie, il mio progetto finale vorrebbe essere quello di costruire un portale storico degli imprenditori italiani, attraverso un archivio naturalmente, una documentazione d'archivio molto solida, molto consistente, che è quella dell'archivio storico dei Cavalieri del Lavoro, e integrandolo con alcune industrie che hanno una storia anche precedente. Dunque, i Cavalieri del Lavoro, non so se voi lo sapete, è stata istituita, è un'onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica, istituita nel 1902 e che premia ogni anno 25 imprenditori che si sono distinti per la loro originalità e la loro creatività. Nel costruire questo lavoro io ho iniziato però non dai Cavalieri del Lavoro, che sono bene o male recenti, risalgono i primi alla seconda metà dell'Ottocento, all'Italia Unita insomma, bensì ho cercato le tracce, le radici di questa storia addirittura in un periodo addirittura precedente alla nascita dell'Unità d'Italia, appunto a imprese che avevano talune 200-300 anni, alcune addirittura un migliaio di anni. Quindi proviamo ad andare avanti con la slide successiva. La prima è sul Gran Paradiso. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso non è un'impresa nel senso così tradizionale del termine, ma è in qualche modo la nascita dell'industria turistica. Il Parco del Gran Paradiso nasce nel 1821 come riserva di caccia dei Savoia, naturalmente. E il Carlo Felice, re di Sardegna, emanò le regge patenti per proibire la caccia e riservare la caccia solamente ai reali. Le emanò nel 1821. Nel 1850 Vittorio Emanuele II decise di istituire una riserva di caccia reale. Però naturalmente voi capite come l'istituzione di una riserva di caccia reale significò fondamentalmente preservare questa zona. E la conservazione di questa zona continuò nel 1856 con l'istituzione di una riserva reale. Vi cacciarono Umberto I e Vittorio Emanuele III, ma poi nel 1913 smisero di andare a caccia
E l'ultima battuta di caccia si svolse proprio nel 1913 e nel 1919 Vittorio Emanuele III decise di regalare la riserva allo Stato. E quindi questo fu il nucleo del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Nel dicembre 1922 promulgò un regio decreto che istituiva il parco. Il parco con lo scopo proprio di, leggo all'articolo 1 del regio decreto del 1922, di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio. Quindi in qualche modo questo è alle origini poi del di tutti gli altri grandi parchi nazionali che sono stati istituiti in Italia, della conservazione dell'ambiente, del tutta una serie di discorsi che sono poi venuti fuori certamente in epoca successiva. Passiamo al Piemonte, quindi Val d'Aosta, ho individuato l'industria turistica come punto centrale. In Piemonte nasce all'inizio del 1700 il grandissimo lanificio Fratelli Piacenza, nasce con Pietro Francesco Piacenza e poi continua ad essere sviluppato dal figlio Giovanni alla metà del 1700, perché era un posto pieno di acqua, quindi di forza motrice che nasceva dal torrente, e fin dal Settecento Giovanni Piacenza viene censito come negoziante di balle di lana. Nel 1757 la manifattura Fratelli Piacenza contava già 100 operai e aveva utilizzato i primi sistemi meccanici. Alla metà dell'Ottocento Felice Piacenza, erede della famiglia, costruisce il primo impianto idroelettrico e è il primo a produrre in Italia delle pezze di lana disegnate. Nel 1910 costruisce il grande stabilimento che voi vedete qui nella cartolina d'epoca, dove all'inizio del 1900 erano impiegati quasi 2000 operai. E naturalmente dà il via anche a una grandissima attività collaterale, istituisce case per gli operai, scuole per gli operai tessili e tutta una serie di strutture per il sostegno degli operai. L'altra grande industria piemontese, passiamo all'altra slide, è quella dei liquori, la Martini e Rossi, che sicuramente voi tutti conoscete, nasce a Torino nel 1847. Alessandro Martini era il garzone di una piccola gastronomia e Luigi Rossi era un erborista e liquorista. E dalla fusione di questi due, Alessandro Martini e Luigi Rossi, nasce la Martini e Rossi nel 1847 come distilleria nazionale di spirito di vino all'uso francese, il famoso vermouth. E comincia una piccola bottega e poi comincia a diffondersi moltissimo. Questi sono manifesti pubblicitari già del 1900 e comincia a esportare in America del Sud, negli Stati Uniti e apre vari stabilimenti dove vengono assunti fino a 1000 operai. Andiamo avanti perché sennò qui il tempo passa. Abbiamo in Liguria l'industria cantieristica, i cantieri navali di Sestri Ponente nascono all'inizio dell'Ottocento sulla spiaggia di Sestri.
l'Ansaldo comincia a costruire il primo cantiere navale intorno al 1832 si allarga, arriva fino alle porte di Genova e Giovanni Ansaldo rileva il primo stabilimento, costruisce il primo cantiere e poi si diffonde all'inizio del 1900 con un cantiere, apre un cantiere, la società apre un cantiere anche vicino a Napoli, a Pozzuoli. Ma c'è un'altra grande industria, l'industria dei motocicli, la Piaggio. Rinaldo Piaggio comincia come, con una segheria a Sestri Ponente nel 1884 e comincia a produrre nella sua segheria, ecco vedete la foto qui a sinistra, comincia a produrre arredi per le grandi navi che sono costruite nei cantieri navali. Nel 1917 converte l'impresa in industria aeronautica e poi dopo la guerra riesce a salvare gli impianti, i figli Armando e Enrico, e cominciano a produrre la famosissima Vespa che vedete qui nel manifesto di destra, che si chiama così, gli viene dato questo nome perché ha questa forma particolare un po' arrotondata davanti, arrotondata dietro e con un vitino di Vespa e poi perché fa questo ronzio caratteristico che è quello proprio della Vespa. Viene disegnata da un grandissimo disegnatore, Corradino d'Ascanio, che disegna anche tutti i manifesti che la portano ad essere così importante, così diffusa nel mondo. Nel 1948 furono prodotte 2500 Vespe, nel 1953 171.000, nel 1956 un milione di esemplari. Andiamo avanti. Adesso non vorrei, possiamo andare velocemente avanti. In Lombardia ho individuato la ditta dei fratelli Branca che produce liquori e dal 1845 Bernardino Branca era un farmacista che mette a macerare 27 diverse piante che raccoglie nei campi, l'arancia amara, il lauro, la mirra, il rabarbaro, fino a elaborare il suo famosissimo amaro che addirittura viene consigliato dai medici per la facilità, perché facilita la digestione. Molto importante anche fin dal Medioevo la costruzione delle armi in Valtrompia e poi naturalmente la ditta dolciaria, le ditte dolciaria Alemagna e Motta che fanno diventare, fondate rispettivamente da Gioacchino Alemagna e Angelo Motta, che fanno diventare industriale la produzione del panettone, che era una produzione unicamente familiare. In Trentino Alto Adige abbiamo un altro tipo di produzione collettiva, quella delle mele, le mele dell'Alto Adige, e i meli anche qui venivano coltivati già Orazio nella storia naturale dice che nel 100 a.C. scrive che l'Italia aveva iniziato a produrre mele. Plinio il Vecchio nel suo Naturalis Historia del 79 d.C. descrive 20 tipi di mele. Nel Medioevo le coltivazioni erano quasi tutte di proprietà dei monasteri e i meli dell'Alto Adige diventano sicuramente molto molto importanti in tutto il periodo dell'impero asburgico. Oggi quasi tutte le coltivazioni sono biologiche ed è una, anche questa è una produzione collettiva, non c'è un imprenditore. In Friuli Venezia Giulia ho individuato il settore della cantieristica con i cantieri navali di Monfalcone che pure furono fondati all'inizio del Novecento e che dove gli imprenditori si susseguono, cambiano nome, cambiano famiglie, iniziano i Kosulic e poi cambiano e vanno avanti, ma furono prodotti qui i primi transatlantici oceanici. In Veneto è inutile ricordare
da più di 1000 anni l'arte del vetro, che comincia in età romana. La Baroviere Toso è un'industria antichissima, un'impresa antichissima, definirla industria sicuramente è sbagliato, è un'attività imprenditoriale, artigianale, a metà tra l'artigianato e l'impresa. E l'arte del vetro comincia in età romana, viene dall'Egitto, dove i primi artigiani avevano iniziato a produrre il vetro, ma per primi in Veneto gli artigiani di Venezia iniziano a produrre il vetro trasparente, quindi non quello non colorato. Poi naturalmente in Veneto abbiamo l'industria vitivinicola. Il Prosecco è un vino bianco prodotto, anche questo è ricordato da Plinio nella sua Naturalis Historia, prodotto è conosciuto dagli anni dell'epoca romana. E poi è continuato ad essere prodotto. Antonio Carpenè era un garibaldino che partì con i Mille e alla conquista dell'Italia, una volta tornato a casa iniziò a produrre e studiò e fece nascere l'azienda. La Poli è un'altra industria, quella dei distillati, dei liquori, è un'altra industria che nasce nell'Ottocento, distilla grappe e ha un alambicco che è questo indicato nella fotografia, che è lo stesso alambicco dall'Ottocento. In Emilia-Romagna naturalmente abbiamo i due importantissimi consorzi di produzione del parmigiano e del prosciutto, che hanno origine fin dall'epoca romana. E poi, come industria alimentare, la produzione di aceto balsamico che nasce nel 1600. In Toscana abbiamo due case di produzione del vino, famiglie dell'aristocrazia toscana, gli Antinori e i Ricasoli, che hanno cominciato a produrre vini del Chianti nell'epoca medievale. E gli Antinori iniziano nel 200, si trasferiscono a Firenze nel 200 e Pietro Antinori viene iscritto nel 1385 nell'arte dei vinattieri. Nel 1100 i Ricasoli ottengono il castello di Broglio e cominciano a produrre vino. Poi c'è naturalmente il marmo delle cave di pietra delle Alpi Apuane, e su questo proprio i laboratori Nicoli sono fra i più antichi. Il marmo viene prodotto dall'epoca romana, su questo abbiamo un contributo nel volume La Storia Liberata di cui vi dicevo prima. E poi anche la orticoltura, il vivaismo, la floricoltura. Considerate che, comunque i Gelli sono maestri di orticoltura e producono piante orticole dal 1300 nella zona di Pistoia. In Umbria avete già visto la pasta Buitoni. Giovanni Battista Buitoni avvia con la moglie la produzione di pasta e comincia a produrre la famosissima pastina glutimata alla fine dell'Ottocento, che viene suggerita per i bambini e per i convalescenti da tutti i medici. Stiamo arrivando alla fine del tempo. Queste slide ve le lascio, le potete poi guardare da soli. Ci sono moltissime altre produzioni e zone di produzione. Ad esempio, in Puglia c'è tutta la zona dell'olio. L'organizzazione produttiva e commerciale dell'olio nasce in epoca romana e poi fu quasi completamente distrutta nel periodo delle invasioni barbariche e comincia a riorganizzarsi nell'epoca moderna. Intorno al 300 la Repubblica di Venezia ricomincia a organizzare la commercializzazione dell'olio, lo compra in Puglia e lo diffonde in tutto il mondo. E in Campania
la produzione alimentare della pasta, naturalmente. In Calabria la ditta Gli Amarelli, la liquirizia, ha una storia antichissima che risale anche questa al 1700. E poi la produzione, anche in questo caso il consorzio del bergamotto, che è un agrume che viene utilizzato nell'industria, soprattutto nell'industria del profumo. Infine, per quanto riguarda la Sardegna, abbiamo il distretto industriale del sughero, la quercia da sughero, un albero che risale alla preistoria, originario del bacino del Mediterraneo. Nella zona dell'Alta Gallura, Angius, Calangiano, Stempio, si trova il 90% di tutta la produzione di sughero italiana. I romani già usavano sigillare i recipienti con tappi di sughero, ma la produzione venne poi dimenticata e ricomincia alla fine dell'Ottocento. E le maestranze sarde andarono a studiare in Francia come costruire i tappi, soprattutto come costruire i tappi e produrre i tappi delle bottiglie di spumante, di champagne, perché quelle dovevano uscire in un certo modo, a un certo punto, e quindi era un'arte abbastanza difficile. E poi anche certamente la Sardegna per il granito, il distretto industriale del granito nella zona della Gallura. Quindi voi, in un secondo lavoro che ho fatto sugli imprenditori, ho presentato nell'ultimo convegno, quello dell'anno scorso, l'ultima conferenza nazionale della Public History, sulle fiction, sugli imprenditori, Caserta Fiction, eccolo qua. E la RAI, Radio Televisione Italiana, ha dedicato alcune fiction, soprattutto negli ultimissimi 10 anni, dopo, ecco, da 1911 in poi. Perché? Perché crolla la politica, grandissima crisi della politica, i modelli di riferimento non sono più molti e quindi cominciano ad essere utilizzati come modelli di riferimento alcuni grandi imprenditori. E io ho parlato di una fiction su Luisa Spagnoli, che è la fondatrice della Perugina, poi su Enrico Mattei, eccolo qua, e poi una fiction su Adriano Olivetti. Ecco, finite le esperienze così dei politici, 2005-2009, iniziano questi altri modelli. E infine una fiction dedicata alla Ignis, che è una ditta di produzione di elettrodomestici, cucine in particolare, che nasce grazie alla famiglia Borghi. E anche una fiction dedicata alla Atelier Fontana, alle sorelle che hanno fatto alle origini del Made in Italy, insomma. Quindi, passando molto brevemente ai lavori che sto facendo sulla Sardegna, mi sono occupata negli ultimi anni dei murales di Orgosolo. Murales di Orgosolo che ho utilizzato, ho fatto alcuni lavori. Uno si intitola La storia dipinta, i murales di Orgosolo, e questo è il terzo sui lavori sulla Sardegna, l'altro è sulla storia d'Italia. E l'importanza dei murales va molto al di là di quello che uno potrebbe immaginare legato alla città di Orgosolo. Il muralismo è nella storia dell'arte un movimento molto molto importante, che inizia nell'epoca della rivoluzione messicana, intorno al 1910, con i tre grandi muralisti messicani: sono Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco, che illustrano la rivoluzione messicana. Qual è
il valore del muralismo. Il valore del muralismo è quello di dipingere un manifesto per tutti, di farsi capire da tutti e scrivere sui muri per tutti, quindi uscire dalle gallerie di arte. Chiaramente coloro che dipingono un'opera d'arte o fanno una scultura oppure dipingono un quadro sono artisti che si rivolgono a una committenza in particolare privata, che viene poi magari esposta in un museo, quindi viene, certamente tutti possono andare a vederlo, però è un tipo di arte che si rivolge a un numero ristretto di persone. I muralisti invece sono artisti che si vogliono rivolgere a tutti e quindi mi sembrava in qualche modo che si potesse costruire un parallelo tra l'arte per tutti e la storia per tutti. E quindi ho cercato di fare, ho fatto tre lavori su murales. Uno è la storia dipinta, quindi la storia d'Italia dipinta sui muri di Orgosolo. E come, in che modo viene dipinta la storia d'Italia sui muri di Orgosolo? Ci sono dipinti sulla Prima Guerra Mondiale, dipinti sulla Resistenza, dipinti su Mani Pulite, sulla fine del Partito Socialista, eccetera. Poi ho fatto un altro lavoro sui dipinti di carattere internazionale, sulla storia, i grandi temi della storia internazionale. Ci sono murales su Salvador Allende, e il golpe con cui è stato ucciso, sull'8 marzo, sulla dramma della Palestina e sulle Torri Gemelle naturalmente, e infine sul dramma dell'emigrazione e dei clandestini. Infine il terzo lavoro è sulla storia della Sardegna, state qui vedendo le immagini. E quindi in che modo la storia della Sardegna, soprattutto che cosa? L'episodio importante di Prato Bello, allorché nel 1969 il governo pensò di attribuire quelli che erano i prati sopra il Supramonte a farli diventare un quadrilatero da assegnare ai militari. E la popolazione si ribellò a questo progetto, andò interamente ad occupare i prati perché erano prati destinati a uso civico, a uso corrente, ci pascolavano le bestie di tutto il paese. Quindi ecco, questi sono i murales che ricordano quell'episodio, murales fatti allora e murales fatti adesso, questo qui è fatto ora e ricorda, questo è stato restaurato e riprende un intervento di Emilio Lussu che dice: se non fossi gravemente malato verrei anch'io con voi a partecipare all'occupazione. E quindi come la storia sarda è stata interpretata e riletta attraverso i murales di Orgosolo. Quindi ecco, sono tre lavori che sto completando, i primi due li ho fatti, l'ultimo lo sto finendo su un modo che mi sembra, le fotografie le ho fatte io, sono andata a Orgosolo, ho fatto le fotografie, un modo che mi sembra molto legato alla public history, cioè potremmo definire l'arte pubblica, ecco, in qualche modo. Io penso di aver concluso questa velocissima carrellata.